rappresento l'Agenzia Spaziale Italiana, rappresento l'Italia. E dopo le parole dell'ingegner Bianchi, capisco che molti dei concetti che volevo illustrare sono stati in qualche modo espressi. Il simbolo, il lanciatore che ho visto nei piazzali di diverse basi di agenzie spaziali, è davanti e come simbolo del abilitatore di quello che consente di portare i nostri oggetti sofisticati nello spazio, i nostri astronauti sulla Luna. Quindi è un simbolo ispiratore. E in un museo, come diceva giustamente l'ingegner Bianchi, è anche una testimonianza, quindi ispira, immagino, i giovani, ed è testimonianza di un successo, di un qualcosa di estremamente complicato, come lo possono essere tutte le macchine che sono in un museo come questo, e rappresenta la storia che ha portato a quel successo. Ho detto che rappresento l'Agenzia Spaziale Italiana come elemento che ricorda il ruolo che l'Italia ha avuto. Noi sul lanciatore vediamo bandiere europee, non sono tutte non a caso. L'Italia ha dovuto in qualche modo insistere su un progetto in cui credeva per portarlo avanti in ESA, e la bandiera italiana dovrebbe essere in qualche modo o del 60%, avere il 60% delle dimensioni o della luminosità, perché il nostro contributo in termini finanziari, ma maggiormente di energia, interesse, capacità, è stata quello. L'Agenzia Spaziale Italiana ha come ruolo quello di promuovere le attività di ricerca e sviluppo spaziali partendo dalla filiera della conoscenza, quindi dalle università, dai centri di ricerca, facendo tesoro di tutti gli sviluppi tecnologici dell'industria e realizzando delle missioni e delle attività appunto nello spazio. Queste dimensioni in termini di complessità e di costo le possiamo realizzare solo come collaborazioni tra nazioni, e in questo l'ESA è fondamentale, e l'Italia ha avuto una sponda fondamentale nell'ESA e nei nostri bravissimi ingegneri, però è stata ispiratrice. Come diceva l'ingegnere Bianchi, noi siamo partiti da una storia molto importante, quella portata avanti dal professor Broglio a partire dalle sue sperimentazioni nella base di Malindi, che tuttora è una base che l'ASI presidia e che è italiana, e che per dal 64 all'88 ha permesso di lanciare 10 satelliti nello spazio con lanciatori, va bene, americani, ma che sono stati hanno dato la base di conoscenze per poter pensare a una missione tutta nazionale o europea. E da quegli studi e da quelle conoscenze e da progetti che l'agenzia ha lanciato dalla fine degli anni 80 e per tutti gli anni 90 è venuta la confidenza di poter promuovere un progetto del genere. Ma non è stata solo la ricerca, è stata anche la bravura della nostra industria nazionale, perché contemporaneamente Fiat Avio realizzava i booster di Ariane 4 e aveva messo a punto tecnologie e capacità per realizzare oggetti unici al mondo. La capacità di realizzare l'involucro nel quale è contenuto il propellente solido in filamento di carbonio ce l'ha l'industria italiana. Hanno provato, anche con il supporto di conoscenze di tipo, diciamo, di conoscenze teoriche,
a promuovere una seconda linea di prodotto in Germania. Hanno insistito molto i tedeschi per poter riproporre un qualcosa di simile, ma non ci sono riusciti. È un unicum nazionale che nasce dalla conoscenza e dalla bravura dei nostri ingegneri. Potrei continuare citando gli esempi dell'entusiasmo dei nostri ingegneri che quando hanno cercato di avere la conoscenza complessiva, come diceva l'ingegner Bianchi, di tutta la sistemistica, si sono trovati di fronte a difficoltà di ottenere tutte le informazioni da alcuni collaboratori europei. L'entusiasmo di queste persone ha portato alla realizzazione di una parte fondamentale del lanciatore Vega, è il software di volo, e lo hanno rifatto completamente e funziona perfettamente. Quindi ispirazione, conoscenza, perseveranza, capacità da parte dell'istituzione, quindi dello Stato e di quello che rappresenta l'Agenzia Spaziale Italiana, l'accompagnamento con entusiasmo e perseveranza. E Vega non è solo quello che è avvenuto, quindi il successo del lanciatore attuale, è un progetto che continua. Si citava la ministeriale, nella ministeriale verrà promosso il progetto di avanzamento, il progetto di sviluppo della famiglia Vega, quindi Vega C, più potente, più economico, quindi più performante, e Vega E. Quindi rispondiamo anche seguendo l'evoluzione sia del mercato che della tecnologia. E adesso non voglio togliere spazio agli altri, ma insomma è una bellissima storia di successo italiano. Grazie.